È l'organo più grande che c'è in Versilia, risale soltanto al secondo dopoguerra, ma da molti anni è praticamente fuori uso. Oggi la comunità di Seravezza lancia una campagna per restaurare il prezioso strumento che da sempre si trova all'interno del Duomo dei Santi Lorenzo e Barbara. A lanciare la raccolta fondi è un comitato di cittadini che si è appena costituito. Occorrono almeno 30.000 euro per partire con i lavori di restauro. Appena 1.500 sono stati donati dai seravezzini. Per raccogliere fondi, da sabato partirà una serie di concerti aperitivo con la direzione artistica del maestro Marco Balderi. Singolarmente la chiesa di Seravezza non ha le forze economiche, ma diciamo anche l'istituto di sostentamento del clero, anche a livello proprio della diocesi, dà aiuti per la ristrutturazione e la revisione di strumenti antichi, non elettrici ma manuali. Questo invece è stato fatto nel dopoguerra, è già uno strumento ritenuto moderno. Sono organizzati in tre, per la prima parte sono organizzati in tre eventi che si terranno a Seravezza il 12 ora al prossimo, il 26 e il 10 dicembre. Sono localizzati in tre punti diversi di Seravezza, uno il Duomo di Seravezza, il secondo alla Santissima Annunziata della Misericordia e il terzo alla Villa Arrò delle Suore del Sacro Cuore. Il lavoro è partito perché le condizioni di questo organo erano veramente disastrose all'inizio e abbiamo dovuto, come dire, prenderci carico noi, nel senso che come cittadini abbiamo sentito l'obbligo di conservare questo bene che deriva dal periodo della guerra.